Salve a tutti, quest'oggi mi trovo sul ponte principale della corazzata Potemkin perché una notizia di questi giorni mi ha ricordato questo film. Per quelli di voi che hanno visto i film di Fantozzi ricordano sicuramente il film come parodiato in un film appunto di Fantozzi, come film noioso, impegnato, interminabile, eccetera. C'è da dire questi due aneddoti però, che in realtà il film non è noioso, anzi invito chi non l'ha visto a vederlo perché non è lungo alla fine ed è sicuramente un film importante nella storia del cinema per i tagli, per la costruzione del montaggio ed è una delle opere principali di Eisenstein. Due aneddoti sul film che viene citato in Fantozzi sono che lo stesso Villaggio, quando citò il film, decise di cambiare il nome del regista da Eisenstein a Einstein, se andate a vedere, proprio per rispetto di Eisenstein, che non era affatto un regista noioso. E poi un altro aneddoto carino è che le scene che vediamo in Fantozzi in realtà non sono le scene del film, perché come dire, la produzione del film di Fantozzi non riuscì a trovare i diritti per poter utilizzare delle immagini del film, appunto la corazzata Potemkin, e dovettero rigirare ex novo tutta la scena della scalinata, che in realtà quindi non è la scalinata di Odessa, ma è una scalinata probabilmente di Genova o di Roma, dove girarono il film di Fantozzi. Ovviamente chi conosce invece la storiografia del cinema conosce questo film, sa che comunque ha varie caratteristiche che lo rendono molto interessante, originale e attuale ancora oggi. Attuale perché, infatti? Perché una notizia di questi giorni, appunto, che riguarda la KFC, che è una catena di ristoranti americani, la Kentucky Fried Chicken, specializzata soprattutto nel pollo, è stata accusata di aver servito ai propri commensali, ai propri clienti, del pollo avariato, obbligando addirittura gli inservienti, i suoi dipendenti, a servirlo. Benché gli inservienti, evidentemente, da quello che capisco dall'articolo che sto leggendo, giustamente non fossero d'accordo, perché notavano che il pollo aveva un cattivo odore, aveva i segnali tipici della carne avariata, eccetera. Potete comunque cercare altre notizie su questa cosa, come vi dico è la KFC, pollo scaduto, ne troverete tante di notizie online in rete. Questa notizia io la collego appunto al film, perché nel film, il film inizia proprio con una scena del genere simile, in cui la storia brevemente è quella di una corazzata con russa nel 1905, in cui i marinai vengono un po' angariati dagli ufficiali e la goccia che fa traboccare il vaso è che vengono costretti praticamente a mangiare della carne avariata. Loro si accorgono che ci sono dei vermi, protestano con gli ufficiali dicono che non ci sono problemi, il medico di bordo attesta che la carne è sana benché sia palese che ci sono i vermi, quindi in stato di putrefazione. Alcuni ovviamente marinai protestano comunque e allora giustiziare tutti quelli che rifiutano di mangiare la carne. Alcuni marinai decidono comunque di non mangiare la carne, quindi verranno portati sul ponte per essere giustiziati. Ma nel momento in cui devono essere giustiziati dal plotone di esecuzione, il plotone si ribella anche lui, tutta la nave va incontro alla ribellione e quindi c'è un ammutinamento e i marinai prendono controllo della nave. Poi il film continua con altre scene, tra cui quella famosa della scalinata. Invito chi non l'ha visto a vederlo, c'è anche su YouTube e si trova e secondo me vale la pena essere visto. Questo evento, questo collegamento, questa notizia invece della KFC invece la collego a una riflessione, cioè quello che è il capitalismo e quali sono i fini principali del capitalismo, senza voler essere per forza critici, ma semplicemente cercando di dare una fotografia della realtà di quello che le cose sono. Noi abbiamo un po' il mito forse che il capitalismo porti a un'efficienza maggiore nella produttività, nei servizi, eccetera. Questo può essere vero, ma non necessariamente è vero, e questo è sotto gli occhi di tutti, in tutti i giorni. E questo evento della KFC che serviva pollo scaduto è un esempio tra i tanti. Il capitalismo non ha come fine l'efficienza, il fine del capitalismo è il guadagno e la moltiplicazione appunto del capitale investito da parte dell'imprenditore. Io investo 100 euro, come imprenditore il mio scopo è portarmene a casa 120, 130, 150. I metodi con cui faccio questo, i metodi con cui arrivo a questo aumento di capitale possono essere tanti. Uno è l'efficienza: io vendo del pollo migliore del mio concorrente, ne venderò di più, guadagnerò di più. Questo è un metodo, però ci sono altri metodi, la truffa per esempio, perché se io vendo un pollo avariato e quindi non ho delle scorte da buttare via, riesco a tagliare le spese di prodotti andati a male, eccetera, guadagno comunque lo stesso di più.
E questo si vede in tutti i giorni, tra guardando le mille truffe, le mille edulcorazioni di alimentari, eccetera. E questo vale in tutti i campi: alimentari, tecnico, meccanico, dei servizi. Io vendo un servizio che in realtà è una bufola, è una sola, ma se riesco a venderlo ci ho guadagnato. Questo perché questo è lo scopo del capitalismo: guadagnare di più, non dare solo l'efficienza. E quindi per forza ci vogliono dei controlli che cerchino di evitare di arrivare all'aumento del capitale in modo truffaldino, che danneggia il cliente, eccetera. Bene, questa è molto semplicemente la riflessione che voglio dare, cioè che la mia impressione è che forse noi abbiamo un pochettino il mito del capitalismo, perché vivendo in una società capitalista siamo un po' abituati a vederne solo, siamo educati a vederne soprattutto i lati positivi, perché questo ci dicono la stampa, i nostri giornali, eccetera, che sono a loro volta controllati da certi tipi di enti capitalistici che hanno interesse a evitare che ci siano troppe critiche nei confronti del sistema in cui viviamo. Come era nel sistema sovietico, era difficile trovare delle critiche del comunismo, e come credo sia difficile trovare tra dei talebani delle critiche del pensiero islamico radicalista, eccetera. Ecco, questa è solo una riflessione che voglio proporre, cioè cercare di guardare al di là di quelli che sono magari delle imposizioni mentali o degli schemi che ci impediscono di vedere alcune cose, ma poi la realtà è lì davanti a noi, e se vogliamo fare i conti con la realtà, insomma, ci accorgiamo che dobbiamo superare certi paraocchi mentali, magari metterci dagli altri e cercare di guardare la realtà per quello che è, e magari cercare anche di migliorarla. Vi ringrazio per avermi ascoltato, tanti saluti dal punto principale della corazzata Potionkin, che tra breve si ammutinerà, spero di salvarmi, e spero di non dover mangiare carne avariata. Grazie a tutti e salve, alla prossima.